Il maltempo ancora creato in provincia di Arezzo, allagamenti e disagi nello scorso fine settimana. Le forti piogge hanno interessato il nostro territorio a partire da sabato pomeriggio. A San Giovanni Valdarno si è allagato il sottopasso della stazione e anche alcuni sottopassi stradali. Ad Arezzo invece disagi lungo la tangenziale, sull'asfalto si sono create grosse buche e la zona della carreggiata interessata è stata transennata. Smottamenti anche in Valdichiana. Diverse poi le segnalazioni di famiglie rimaste senza corrente elettrica. Nella zona di Piazza Andromeda la luce è tornata alle 11 di domenica mattina, mentre nella zona di San Firenze le famiglie sono rimaste senza corrente elettrica per oltre 16 ore. Tra loro anche un disabile costretto a dormire in garage in auto perché l'ascensore non funzionava. Intorno alle 20 di domenica un altro violento temporale si è abbattuto in città. Sono andate sott'acqua alcune strade come Via della Robbia e il sottopasso di Via Arno, chiuso e poi riaperto. Allagamenti anche nella zona di San Zeno e Giotto. Infine, il maltempo non ha risparmiato uno dei grossi pini di Via Fraguittone ad Arezzo. La strada che da Via Petrarca sale fino a Poggio del Sole e poi scende verso la stazione. L'albero si è sradicato ed è caduto giù sul prato sottostante le mura e il muretto che costeggia il camminamento pedonale è crollato. La zona è stata transennata.